Ciao Tudi, ascolta, io oggi sono qui a casa mia con tutti gli altri. Se hai voglia, vieni che mangiamo tutti insieme. Fammi sapere. Bacio. Cominciamo molto male, ragazzi. Ci sono bloccati nell'ascensore. Oh, Safri! Ci ha bloccato! Che cosa hai fatto? Sei uno scemo! Chiudi, schiaccia uno! Mai più questo ascensore in vita mia, ragazzi. Andiamo a piedi, va. Buondì. A, che cosa hai combinato al mio ascensore? B, che cosa ci fai vestito da cuoco? Mi hai invitato a pranzo. Sì, ma ti ho invitato a pranzo per mangiare una pizza, no per farmi cucinare da te. Vida. Non ci pensare proprio. Giacchetta Federazione Italiana Cuochi. Sì. Tu ti sei riuscito a chiudere il mio ascensore? Io non mi fido. Andiamo, Sabri, dammi sta chance. Di che cosa la vuoi la chance? Allora, il fatto è questo, ragazzi. No, il fatto non è questo. Stiamo lanciando il nostro nuovo progetto assieme anche a me e Fabi J. Quindi siamo tutti qua oggi appunto per inaugurare, tra virgolette, questo nostro nuovo progetto, ovvero quello della Webster Data Collection, che appunto è già in edicola. Mio! Cosa che abbiamo fatto? In pratica c'è questo magazine con in allegato il nostro Tatac, che adesso vi faremo vedere. Fai vedere quanto è bello il Tatac! Ovviamente questo qua è... Si chiama Tatac perché si attacca e si distacca. Non alla mia mano, ma si attacca a tutte le superfici, alla scrivania, ai vetri, a qualsiasi cosa. Questo qua, ragazzi, è il mio, con la maglietta di Viva la Vida, il mappamondo. Niente, quindi tocca festeggiare, Sabrina. Sì, ma con la pizza! Festeggiamo la casa nuova di Sabrina, la nuova cucina e il nostro nuovo progetto. Che cosa mi prepari? So fare tutto io. Sabri Tatac dice di prepararci qualcosa di tipico romano. Easy. Ok, andiamo. Che andiamo? Da me esordi. Allora, io non mi chiamo Surri e io non pago la spesa. E come? No, no! Chi è la migliore? Chi è la più figa? E io però cioè, sono questi, quindi fatemi. Ma su, no, no, no! Sono in sette. Fateli best. Easy peasy. 20 euro di budget. Dai, questo video qua è quanta roba riesco a cucinare con 20 euro. Ah, io ho fame, Dai, questa è una gran sfida, ragazzi. Volevo chiedere 4 euro di pecorino romano. 4,02. Perfetto. Un chilo sta 1,49 come 800 grammi stai. Quindi 800 grammi per 1,49 euro diviso un chilo. E vediamo a fine spese in base al budget. Perfetto. Oh. 20 e 12. No. 12 va bene. Siamo fuori budget, siamo 20 e 12. No, no. Non è il troppo. Grazie, tutto questo siamo senza busta. Ecco. Santo cielo. Grazie. Fatica. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Udo, arriva a casa di Sabina così. No, ce l'abbiamo fatta. In realtà dobbiamo vedere cosa riusciamo a cacciare fuori da sta roba qua. Perché la mia idea è di fare un antipasto, un primo, anzi due primi e il dolce. Vediamo, No, no, no. Le uova. Intere. Vai. La spesa. Sto congelando. Allora, ragazzi. Si sono aperte le uova. Cioè, ti pare che si aprono le uova nell'istante in cui arrivo in cucina? Quindi con 20 euro di spesa abbiamo preso uova, farina, zucchero, carote, bucarini, pecorino romano, passata di pomodoro, pomodori pelati, guanciale, menta, piselli, panna, misto per soffritto, pomodori, pomodori datterini e infine la baguette che però ha perso un po' la sua forma. Pensavo di fare una torta alle carote, dei bucatini alla matriciana, una pasta fatta in casa con farina, acqua, alla cacio e pepe e menta, vellutata di piselli con un po' di guanciale e infine dei crostini o comunque delle bruschette con i pomodori. Ce la faremo? Perché infatti l'obiettivo è sì fare più roba possibile con 20 euro, ma è anche quello di fare delle ricette comunque decenti, perché potevo anche magari fare con 20 euro 20 kg di pasta in bianco con un po' d'olio, però non ha senso. La cosa più difficile di quando si fa una roba del genere sono i tempi di cottura, quindi tocca capire bene da cosa cominciare. E solitamente si comincia dalla cosa più lunga, che in questo caso credo che sia il dolce. Sabri, mi serve la bowl. Bowl. Il recipiente quello di cilindrico, cerchioso. Dove mischi le ova? Come? Ah, dove mischi le ova? Ciotola, no bowl. Okay. E poi il... Il trrr non ce l'ho. Cazzo. Quindi il trrr devo fare a mano? Cazzo. Senti, c'è il trrr, ma non ci credo. Questo io lo rubo. Questo qua è un lavoro per te, Sabri. In questa bowl... Rovescio le uova. Ma sono rotte. Ti sei lavate le mani prima? No, vabbè, Sasha non lo saprà mai. Ho capito, ma mangio anch'io, Ma come le rompi? Sono già rotte. Ma si fa così. Che schifo, tutto! Ma che uova? Uova. Ma come?
è che è sodo questo? Ti venite a spaccare un uovo? Stavo sono scherzo del sodo. Veramente siamo messi con sempre un uovo. Ma smettila! In questa bowl ci mettiamo anche 200 grammi di zucchero. Vai. E cominciamo così a montare le nostre uova. Sotto gli chef c'è il suo chef. Io purtroppo niente. Sono ancora umile. Nella pasticceria è fondamentale avere il controllo delle misure. Noi purtroppo non ce l'avevamo, quindi andiamo un po' a caso. Quanti saranno? Oh, troppo? Basta. E adesso dopo la farina andiamo ad aggiungere le nostre carote che abbiamo precedentemente pulito. E vi diamo commenti sui miei metodi. Sono tecniche. E le grattugiamo qui dentro. Ah, io qua mi gratto sempre il giusto. Scusa, non ce la faccio più. Buona sta roba. Buonissima, tu loro. Sì, mescoliamo per bene e in una teglia imburrata carichiamo il nostro impasto. Mettiamo il forno a 180 gradi e lasciamo la nostra torta per circa 40 minuti. Vai, il dolce l'abbiamo fatto. Passiamo ai primi. In particolare la pasta fatta in casa, con acqua e farina, che è la cosa più lunga. E chiede, di modo sincero, mai fatto. Hola! Cazzo sta succedendo? Benvenuti ragazzi nella mia cucina. Ma c'è andato a mangiare e non si mangia ancora. Oh, aspetta un attimo. Ho fatto la pasta. Devi essere cattivo, devi essere proprio... Ma facci vedere come sta. Ti faccio vedere. Se la pasta fa schifo poi te la provo a te. E mentre il nostro sous chef ci prepara la pasta, noi prepariamo intanto il condimento e l'altra pasta, ovvero la matriciana. Ragazzi, in realtà neanche io ho mai fatto la pasta, la prima volta anche per me, però ho visto dei video. Quindi ora va lasciato a riposare un po' l'impasto, almeno un quarto d'ora, 20 minuti, e poi il vero lavorone sarà... Sento un buon odore! A mattirla tutta. Poi l'impasto ce l'abbiamo, la torta dovrebbe essere pronta, quindi spegniamo il forno e adesso passiamo ai fornelli. Da questa parte lascio sgrassare il guanciale e ci butterò sopra la passata i nostri pelati per la matriciana. Mentre da quest'altra parte ho messo un altro po' di guanciale che lo farò sgrassare per andare a fare il soffritto dei piselli. Dato che quindi non abbiamo altre cose, almeno così diamo un po' di gusto, un po' di ciccia. In realtà non andrebbe fatta così, la ricetta vuole solamente piselli, soffritto e basta. Però sono di Roma io, quindi il guanciale ormai ci metto ovunque. Aia, blackout. Sabri! Problemino. No! Si è spenta la luce! Non è mai successo di andare in tutto, perché è una pizza che non andava bene, Mi dispiace. Sì, siamo tornati. Ora, dato che qua il guanciale è praticamente cotto, quello che andiamo a fare è di separare la carne dal suo grasso. Così lo sarà dopo come topping sulla vellutata. E del grasso rimasto ci buttiamo i piselli, così almeno prendono un po' di sapore. Stesso discorso qua ragazzi, isoliamo il guanciale così dopo nella matriciana sarà bello croccante. E giocheri. E adesso in realtà verrebbe un po' sfumato, con un po' di olio bianco che però non abbiamo. Tutto l'ho fame. Ciao. Com'è che quando entro in cucina succede di casino? Dato che non ci avevamo il vino, sfumiamo con la passata direttamente. Diamo la passata e aggiungiamo anche un barattolo di pelati. Questo qua dovrà cuocere minimo una mezz'oretta. Come si fa il zucchero a velo? Come si fa lo zucchero a velo? Non si può fare lo zucchero a velo. Ma che lo triti? Sai che facciamo? Ci mettiamo anche un po' di menta. Facciamo zucchero velato. Zucchero? Zucchero al mentolo. Zucchero a velo al mentolo. Io non so se si fa così. Ma cosa hai messo dentro? L'acqua, zio. No. Ma non si fa così lo zucchero a velo. Che bitch! È lo zucchero normale. Ma chi è il king qua, ragazzi? Sì, è zucchero a velo. Dammi il mattarello. Mamma mia, cioè manco a curmaglieni, mica così. Perché vende questo zucchero? Perché c'è la menta. C'è la menta anche. Dai, mentre su ristende la pasta, io preparo i pomodorini, i pomodori e le bruschette. Però se avete un suggerimento, fate come stiamo facendo noi. Cucinate a casa di un amico, non vi sporcate a casa dell'altro. Oh, comunque sei bravo. Non me l'aspettavo. Cioè? Abbiamo scelto delle ricette anche belle lunghe, il problema è quello. Vabbè, se volevi risparmiare tempo, dovevi spendere di più. Sì. Dai, Esa. Imbulisci questi pomodori. Ma basta, perché dovete venire a lavorare, basta? A casa mia dovresti servirmi. Ma di solito è il contrario. Come si fanno, zio? Così? A quadrati? Mi dico, in realtà non ho mai tagliato la pasta, però non mi sembra una cosa troppo difficile. Dai. Easy peasy. La pasta in casa, ragazzi, fatela quando ci avete tipo una giornata libera, perché ci si mette veramente tantissimo tempo. Dai, la pasta ce l'abbiamo, adesso passiamo all'entrée. Con questi pomodorini qua che ho tagliato prima e con quel pane faremo delle bruschette. Magari i pomodorini con diavoli, con un po' di origano e basilico. Bello? Tavola? No. Ale, abbiamo cotto qua i piselli con un po' di acqua. In circa una mezz'oretta adesso tocca frullarli.
la panna. And the end, aspettiamo che si affrolli tutto. Facciamo una cosa. Qua ho svolto o faccio la cazzata? Come si suol dire, go hard or go home. Sasha, ho paura di quello che sto per fare. Dammi l'ok. Amore, non so cosa sta per fare tu, dormidello, ok? Ti già consente. Cosa stai frullando? La velluta del pisello. Ma tu convinti ora come fa sta roba? Sì. Meno male che non abbia la cuscina a gas, sennò se non mi sarebbe esploso. Passiamo già all'impiantamento qua. No. Vabbè, tanto lo sappiamo noi tre, dai. Sì. Tutto pulito. A posto, pulita. E metà di sto pranzo sul fornello. Aggiungiamo anche il guanciale e via. Passiamo alla cacio e pepe, che si fa un po' più veloce. Prendete il pecorino, un po' di acqua di cottura e andate a fare una sorta di cremina di pecorino. Perché la cosa più difficile della cacio e pepe è farla diventare cremosa. Smettete di comprare crema idratante. Usate anche voi pecorino del Romano. Discount. Romano, vai, ci siamo. Qua il pepe l'abbiamo fatto un po' tostare così, può uscire un po' di odore. Buttiamo anche qua un po' d'acqua di cottura. Ci è rimasta pochissima purtroppo. E dove la cuociamo la pasta? E adesso ragazzi, finalmente. Ta-da, na-na-na-na-na. Oh, è buona! Fuoco spento ragazzi, infine. Finalmente mettiamo la cremina di pecorino e giriamo in questo modo da farlo amalgamare. Aggiungiamo un po' di freschezza, un foglio di menta. E ragazzi, ci siamo! L'ultima cosa, la torta. Dove c'è la torta? Vediamo com'è uscita. Easy peasy! Quanto è passato? 5 ore. Entrée. Bruschette con i pomodori, vellutata di piselli, olè! Foro guanciale, olè! Altra vellutata, pasta fatta in casa, cacio e pepe, eh? E amatriciana. A 20 euro dove? Certo, c'è lo scontrino. Vedi ragazzi, ma la torta di carote. Allora, questo è un problema, eh. Allora, io immagino proprio i sistemi solari, Tudor e le proteine. Sei proprio lontano. Spesa totale 20 euro. Mission complete. Sono bucatini, quindi deve essere smacco. Ma sono bucatini. La pasta è fatta così. Ma perché uno mangia la pasta? Vabbè, io assaggio la. Le assaggio questo. Ma che buona. Allora, io qua gli do un bel voto 10. Ah. No, è buono, è buono. Qual è? Però la menta io non ce l'avrei vista. Però c'è un problema con della pasta, perché della pasta è diventata tipo tutt'uno. No, è impossibile. Sì, è un mal tagliato. Il sapore è buono, Il sugo è buono. No, è buono, è buono. Venga, Favij. Vorrei sapere l'interno. Carote e basta. Carote, uova, un po' di farina e basta. E poi lo zucchero mentato. Esatto. Mentato. No, è buono, non mi sarà morbido, dai. Però è un 7, meritato. Vabbè. Comunque, dopo inviteremo un po' di persone a mangiare, perché sennò qua non finisce mai. Guarda, il mio Dada che tiene il mio telefono. No, fermo. Eccolo. E vedi, è forte il raccoglilo! Ragazzi, li trovate in edicola, costano solo 3,99. Mi raccomando, se completate tutta la collezione, taggate su Instagram. Assolutamente. Quindi vediamo i primi a collezionarli tutti. E se trovate la stella d'oro, vincete un videomessaggio nostro super personalizzato che vi arriva direttamente a casa. E per chi non trova la stella dorata, comunque all'interno delle bustine magari interessa più persone, c'è un codice per vincere un telefono, quindi... Penso che. E anche bello il P20. Il P20 della Huawei. Pagate su Instagram e Tudor. E Sabrina pulisce. No. Allora, ragazzi, tutti d'accordo che pulisce Sabrina? Sabrina, tac. Prima si pulisce. Passi la sfida, bro. Tudor. Guarda che la cucina è pulita. Vieni. Vieni. Passa. Facciamo un bel timelapse. E Sabri, mi dispiace. Una passata e torno nuova.